Ragazzi, siamo finalissima di Temptation Island. E io non mi sembra vero. Sono già passate 6 puntate. Anyway, benvenuti in questa nuova reaction. Jenny, Queen, non ci deludere, mi raccomando. Benvenuti all'ultima puntata di Temptation Island. Ciao Filippo! Oh, mamma, ci rivedremo a settembre poi. Io per l'occasione sono vestito con la camisetta perché bisogna essere un attimino bellini. Guardiamo cosa fanno. Prima di ritrovarsi faccia a faccia al falò di confronto finale. Ok, ci dovrebbero essere gli ultimi 4 falò di confronto a regola. Quindi, quanti video c'è da fare? Tutto questo è un vero viaggio nei sentimenti. Tutto questo è Temptation Island. Paran! Sigla! Just gonna find a healing cry. That's alright, because love will lie. Love will lie. Love will lie. Temptation Island arriverà questa sera alla sua conclusione. No, io non ci credo. Ah, Vittoria Alex. Avevamo lasciato Alex sul tronco del falò. Zitti! Mi prende la punta! Avessi accettato la sua richiesta di confronto anticipato. Ok. Ma prima di conoscere la decisione della fidanzata, vediamo come siamo arrivati a questo punto. No, basta riassunti! Muoviamoci! Allora, Vittoria e Alex, raga, io vi posso dire una cosa. Allora, hanno iniziato malissimo, poiché abbiamo avuto subito la conferma, o comunque qualche spoiler, che loro si erano lasciati da mesi. E quindi si erano messi d'accordo per andare a Temptation Island facendo finta di essere distanziati per poi fare un po' di follower. Ora, guardando puntata per puntata, secondo me mi è venuto un attimo il dubbio che lei non lo sapesse che lui avesse altre 3 fidanzate. Ma lui ieri, se vi ricordate, ha detto: ma noi ci siamo lasciati a dicembre. Poi ha anche detto: ci siamo rimessi insieme perché lei non mi dava tregua. Però, secondo me, un minimo di verità, anche perché, cioè, mi sembra assurdo che lei ha fatto yoga col tentatore livornese e quell'altro che sta zitto e nel frattempo si rifà la storia con quell'altra. Ci sono delle reazioni un po' troppo pacate, secondo me. C'è qualcosa che non va. Però, vediamo. Prendiamo il racconto proprio da quel momento. Vittoria si presenterà al falò di confronto anticipato richiesto dal suo fidanzato Alex. Ma speriamo di no, perché ancora non ha pipato, raga. Oh mamma, no, subito un falò. No, bisogna darci subito appuntamento a dopo, a più tardi. Ora guardiamo se lei arriva e poi controlliamo. Vediamo un attimino. Sono andato nel villaggio dove c'è Vittoria. Ok. E se avrà accettato il confronto con te, la vedremo arrivare da là. Oh Maron, io voglio proprio vedere cosa fanno loro due, perché non saprei nemmeno da che parte schierarmi, no, in questo caso, perché io sono convinto che sia una coppia fake. Quindi, ok, se quello che ha fatto lei mi ha fatto un po' schifo ieri, al tempo stesso anche quello che ha fatto lui non è che sia molto carino. Nulla in confronto a quello che lei ha fatto con Simone. Però, boh, sapendo che, anzi, pensando che sia tutto finto, non mi viene voglia. Via, però muoviamoci, almeno ce le leviamo subito. Guardiamo un po', anche se dovrei avere già lo spoiler, raga, eh. Perché so che escono separati. Quello, non c'è nulla da fare. Ah, ma lei è... Oh, mamma, è un vanno, è col tentatore. Tu sei stato una cosa non cercata, ok? Ci credo. Sei stata usata te, amo. Mi hai risvegliato delle cose che erano morte da tanto tempo. E sei diventato tanto importante, tantissimo, in pochi giorni. In 2, perché è successo ieri. Shock. E ci tengo tanto a te. Ma com'è possibile? Dai, via, ma qui la gente si innamora 2 giorni, ma perché? Se vorrai. Certo lo vorrò. Ok, lui l'aspetta. Ti posso baciare. Ah! Ami, dai, non stavano insieme, impossibile, dai, via, ora dai, via. No, non è possibile. Oh, mamma, che shock! Beh, facciamo una vacanza buona.
piccoli. Ma cosa applaudono quell'altre? Mamma, sono scioccate, raga. E allora lei va. Ci vediamo dopo al falò, il link del falò appena sarà pronto qua sotto, perché che shock, shock, sono scioccato, non ce la faccio. Dove fidanzate e fidanzati decideranno se tornare a casa insieme, se uscire separati o addirittura con un single. Allora, il primo falò è andato, lo sapevo, ma il link qua sotto. Martina e Raul adesso, l'altra coppia. Vediamo. Qui succederà qualcosa di simile. Comunque si lasciano tutti, io ve lo dico. Dove c'è un clima apparentemente spensierato tra tutti i compagni. Io raga, anche tra Raul e Martina, cioè era partita che Raul lo odiavo, ok? Però dai, nonostante la mega vendetta che sta facendo, che con tutti i grattini, i bacini della tentatrice, io sono per lui, perché Martina è proprio cotta, persa di Carlo. Ma dall'altra parte Raul, quando offende Martina nel Pinnetu, non mi piace molto, però sono per lui. Raga, loro si lasciano, vediamo che succede ora, però boh. E Raul viene chiamato nel Pinnetu perché ci sono nuove ed importanti immagini della sua fidanzata Martina. Eccala, vai Raul, che sei rimasto solo. Ma io come faccio a fare immagini di copertina se non c'è più nessuno? Combinato. Sono tre. Speriamo niente di grave, se no arrivo troppo cattivo. Lo vedi? Niente di grave. Dobbiamo entrare nella parte, Carlo. Quindi bacia. Ce la possiamo fare. Vedi come accarezzi, fingo la gola. E ora ride, ma vedrai come piangerai dopo. Non ce la vuoi fare. Che dici? Tell me something, girl. Oggi sono canterina, il galà di Temptation Island. Ma guarda lui, ma che faccia da pesce lesso! Che la vuole limonare di brutto, guardalo, guardalo! Pure tu, molto. Non fa il furbetto. Mai. Non lo so, baciatevi, fate come se non ci fosse nessuno, tanto ormai si sono già limonati gli altri due. Due in più, due in meno. Almeno ci date un po' di brio invece di questi abbraccini. Però è la prima volta che non litigano per finta, che non si zizzipittano. Mangio. Ma cosa vuoi mangiare? Stai zitto. E se esce da qua e sa quello che vuole, io sono super felice. Io non avrei mai pensato a una situazione. State scherzando, neanch'io, Martina. Io pensavo che lui ti prendesse in giro. Praticamente lui ha detto: se te vai a far falò e ti lasci, io ci sono se mi vuoi. Ma shock, ma cosa dici, Carlo? Allora i gossip erano veri. È bella questa cosa. Ma non la devi finire, l'ho capito. Oh, sì, però basta, O si guarda tutti o non è giusto. Ci stai, a fa che ci stai? Si scrive, ho capito, ma noi no! Vero. Siete in un programma, non siete a casa vostra! Sì, no, basta. Era chiuso tutto. Non le idee chiare. Ora le idee chiare. Arrivo veramente spavaldo. Io morto, raga, che ho scoperto che usano quando lui si arrabbia la nave. Perché lui disse che quando si arrabbia diventa pazzo come una nave, qualcosa del genere. Quindi. E per questo viene io amo la redazione di Temptation Island. Magari limona pure, così la posso prendere per un altro pinnetto. Che spettacolo, gatto. Ma non fa così, perché in realtà stai male, stai morendo dentro, amo. Successo di nuovo. Mamma mia. Da ora si baciano anche questi, io muoio. Che idea ti stai facendo di me? E c'ha la Torre Eiffel nel mezzo alle gambe, che non ne vuole più questo dopo 10 giorni. Non ho smesso di guardare il resto e guardo solo questo. Scusa, però. Ok. Che se fai fatica. Basta, parlatevi. Inaspettato. Lei scrive inaspettato, lui che gli scrive fidati. E quello che ho detto, lui ha detto guarda, vai, mollalo, e se vuoi io ci sono. E lei inaspettato, me lo saremmo aspettato, un buono del genere. E lui, ma lo so, fidati.
Ma si stavano anche per baciare. Ma tanto ormai è quello. Il bacio, abbiamo scoperto in questa edizione, è proprio il minimo indispensabile. Tutto il resto, Vai, ora allargo, senza microfoni. Vabbè, qui è inutile che stiamo a guardare, tanto non capiremo niente, perché non dia nulla, o meglio, non sentiamo. Vabbè, vi faccio vedere un po' i suoi addominali. Si è rifiutato anche il pinnetto di farveli vedere. Vabbè, Raul, quindi che ci dici? Cosa spacchi questa volta? Sei contento? Mi sembra. Comunque vi posso dire la nostra, tanto siamo alla fine, siamo alla finale. Mai come quest'anno le coppie sono state un fracello, uno spicinio. Però perfette, bravissima la redazione, si lasciano tutti, bellissimo, bellissima questa edizione. Fa volare il frigorifero, voglio vedere. Questo è il motivo perché poi chiudi, frate. Sì. No! La sedia ancora, ma cosa ti ha fatto quella sediaccia? Poi ti fai male al dito, amore. Quindi, finita? Raul è sempre più provato dalle immagini della sua fidanzata Martina vicino al single Carlo. Dai. Ma prima del confronto finale c'è un altro video che deve vedere. No, io sarò scioccato. Deve tornare un'altra volta nel pinnetto. No, no, dai, ma Martina, ma che cavolo stai facendo? Ma tutte le cartucce all'ultimo. Vabbè, loro nella sdraia si limonano, cioè non limonano, però si abbracciano, lei che dice non mi riesco più a trattenere, vai, mollalo, chiedi falò, lo molli e poi va da lui, tanto ormai c'è anche la certezza. Non ho capito. Cioè non l'abbiamo definito. Fuori. E lui un po' parla perché ci sono le telecamere. Continuano a scriversi sulla gamba, mi piaci. Te sarò belle. Oh, che palle. Parlate, avete 30 anni. Su. Dai. Dai, ormai persa come Vittoria. Ce la siamo giocata anche sta. Mazzo. È brutto. Mazza davvero, amo. Ma non ho capito, ma questo è l'ultimo giorno? Perché lui ha detto, io poi stasera gli faccio il culo. Meglio che sto zitto, io. Quindi sanno per forza che devono far falò? Perché sennò perché non lo richiede? Meglio che sto zitto, non mi fate vedere in capo più. Siamo solo all'inizio, amo. Non ti preoccupare, tanto la molli. Dato che sta insieme all'altra adesso. Come sono trattenuto fino adesso. Come si chiama? Nicole, una tentatrice che si chiama Nicole. Mi è arrivata sta voce, lui sta insieme a lei. E quella e Martina sta insieme a Carlo. Ah, rovinato tutto. Falò anche se non lo guardate. Però vedete, ora non è arrabbiato, non sta spaccando bottiglie, sedie, nulla. È qui che si devono preoccupare le persone, perché significa che ha già deciso. È arrivato a quel troppo, la molla, e quindi i gossip avranno ragione come sempre. Raga, no, ma che cazzo sta facendo ora? Piange. Dai, via. No, io voglio ben sperare che piange perché si è resa conto che vuole Carlo. Perché se no, no, non è possibile, dai, via. Ma cosa piangi? Sei stata fino a prima a fatti grattini. Ma via, dai. Io non ho parole, raga. Cioè, posso capire il turbinio d'emozioni, no? Che una ci può avere lì dentro. Però, boia, sei stata 2 settimane a raccontarci
che Raul non è il tuo tipo, è troppo oppressivo, troppo geloso, non ti fa far vita, e c'ha tutti quei tatuaggi, non è il tuo tipo caratterialmente, fisicamente, è troppo basso, cioè, sei di là che sei presa da quest'altro che è il tuo tipo ovunque, su tutto, perché è un adone. T'ha detto addirittura che t'aspetta fuori, ma cosa piangi? Una cosa mi viene in mente, se lei sa e ha seguito il programma in tutte queste edizioni, sta piangendo perché sa che la sera deve far farlo di confronto e si è resa conto che ci può passare male, capito? Secondo me è per quello. Si sente in colpa. Ma non ti devi sentire in colpa, nel senso, purtroppo un si può stare insieme tutti, quello dico io. Ora vado contro uno, contro l'altro, abbiamo tutti i nostri gusti, ovviamente, poi ho un programma trash, lo commentiamo così. Però o succede che entri fidanzata, ma perdi il capo per un altro, e quindi sei un po' sbarellata. Però dai, è dall'inizio che ti sei appicciata a questo, via. Basta piangere, vai, piglia. Senza rispetto non c'è niente. Il coraggio, lo molli Raul e poi uscirai con lui. Stop a fare tutte ste moine perché magari ci passi male fuori. Ci passi male fuori. Ormai pochissimo al falò di confronto finale, ma per Martina arriva un'ultima chiamata nel pinnetto che non si sarebbe mai aspettata di lui. Meno male, almeno piange un altro po', via. Ma sta piangendo? Cioè, a me non mi serve Pepe. Perché nella relazione. Perché a lei gli fanno vedere questo? Che Raul dice mentre a Siria non hanno fatto vedere nulla di Matteo? Come mai? Sono nero. Sono nero. Sei geloso di me perché io ho occhi solo per lei. Io amo Martina. Ok. E ora Martina? Che fai? Ormai è tardi. Buona parte di quello che io do. Io non dovrei arrivare in determinati momenti a fare un bivio. Cose di cui magari mi vento anche qui dentro, però che non riesco. Perché lei ormai garba per Carlo, basta. E come fai? Ti puoi sentire in colpa quanto ti pare, ma perché è direttamente che proporzionale a quanto io amo questa persona, a quanto io do a questa persona tutti i giorni. Io dovevate far vedere prima sto video. Ormai è tardi. Scusa, certi atteggiamenti, non sono comunque scusato. Però poi uno esplode, capito? Per cosa però esplodi? Non faccio nulla io fuori di sbagliare. L'hai fatto dentro, scusami però, dai. Sto capendo bene. Non avrei fatto nulla, cosa ma vuoi, in questi tre giorni ha fatto il finimondo. Boh, allora, io parte. Sono scioccato, ragazzi. Questa edizione è assurda. Che cosa sento? Fa cosa male, sento? Fa male sì. Però non è giusto, che a lei hanno fatto vedere questa roba per farla sentire in colpa. Cioè, mi sto... Hanno fatto benissimo! Cioè, io devo essere libero di mostrarmi duro, di mostrarmi morbido. Penso di potermelo permettere, penso di meritarmelo. Oh, certo, amo. Per ma ti sei detto io. Ieri questo. Carino, però. Carino, sì. Ora il problema è lei. Che fai, Arfalò? Che fai? Raga, stiamo vivendo due cose diverse, non lo so spiegare. Che malditi, Temptation Island. Mi è palesemente pentito delle cose che hai visto. E le ha fatte solo per rabbia. Ha capito, no? Però poi ha visto tutti gli altri video di prima, amor. Quindi, sta karma. Ora piangi. Io l'avevo detto, piangerai male, lacrime amare. La rabbia, tu sei una persona innamorata e ti sei comportato troppo. Una persona che ama. Sì, però io consigli da Tony. No, ragazzi, da tutti, ma da Tony no, non puoi. Raul, non ti preoccupare, saremo tutti con te al falò di confronto. Tranquillo, tranquillo. Te piangi ora per ridere un domani. E mo? Son cazzo. Cazzo amare.
E ora che dici, Martina? Che fai? Dai, piange anche Siria. Io ripeto, quelli di Temptation Island sono dei bastardi comunque. Non voglio dirlo così. Perché vedete che Siria si è emozionata. Perché non avete fatto vedere quei video a Siria? Ora è vero che Matteo, boia, 7 anni che stai con una, ma ne parleremo dopo. Un gli dici ma nulla della tua vita e lo racconti davanti alla televisione per la prima volta, davanti a 4 milioni di persone. Quella è anche vera. Però, boia, fatelo vedere. Dai. Mi avevo vediamo fatto però nervosire. Martina ora cosa dice magari... che di Siria e Matteo parleremo dopo sicuro perché mancano noi facciamo sempre così tripic quando ci feriamo questo tripic. Ok, io adesso a vederlo così ho il cuore a pezzi, mamma, a pezzi. Ma c'è il cuore a pezzi non perché lo vedi non così, ma perché hai già deciso dentro di te che ti garba l'altro, ma non c'hai colpa, non è così però insomma. Non mi ho fatto una colpa, ma dopo sto video mi rendo conto che se ne è reso conto anche lui. Si è resa conto che ora ci passa male lei. Lo vedo così e... fine. Basta. Oh, mi ha fatto piangere anche me. Cioè, sparisce sì, in un secondo, Carlo. Tutti spariscono perché comunque... è il tuo ragazzo, è sempre... Ma è la persona che ami. Anche questo ti fa capire che lo ami in realtà. Zitta. Anche questo ti fa capire che lo ha. Plot twist, cambia tutto. Che però vorresti una soluzione per il vostro rapporto. Ma lei non sa che adesso lui è arrabbiato nero. E in attesa dell'imminente falò finale, Martina saluta Carlo. Oh dai, c'è il falò? Tra Martina e Raul, vediamo, secondo me si lasciano, ripeto, per via dei gossip che sono usciti. Però voglio vedere ora Martina cosa dice a lui, a Carlo. Perché se è cambiato tutta la situazione, io non ci capisco più nulla e fa male la testa. Vabbè. Quindi, è già passata perché è già sopra di lui. Vabbè, vediamo sto falò. Lo vediamo, raga. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo. Però questo sarà il primo video che vi caricherò. E poi a mano, in ordine cronologico di uscita di quest'ultima puntata, vi pubblicherò anche i falò. Mi dovete dar tempo. Mi dovete dar tempo, scusate, stavo morendo soffocato. Perché sono 5 video totali e li devo fare tutti stanotte. Quindi piano piano ci sono, comunque li trovate qua sotto nell'info box, mano a mano, o se no nel mio profilo, Cristiano Cervigni. Se non avete voglia di stare a refreshare la pagina, c'è il mio Instagram, così con le storie saprete quando sono online. Vabbè, sta a salutare Carlo piangendo. Ci vediamo dopo questo secondo falò. Ragazzi, oh mamma, sto falò. Io ho pianto, vi dico solo quello. E non lo so, sarà la vecchiaia, ma è la prima volta, però mi è dispiaciuto troppo. Fatto sta. Qua sotto l'info box appena sarà pronto, lunghissimo, sarà più lungo di questa puntata, ma andiamo avanti, continuiamo. Ok, mi sono ripreso, raga, scusate, ma ho una certa età, mamma mia. Ora Jenny e Tony, oh, l'aspettavo proprio perché Jenny, non mi deludere, sono per te. Solo una forma di protezione, dove la creatività e la vitalità di Tony non si fermano mai. Oh, dai, via, facci ridere un po', Tony, vai. Dovevi nascere femmina, fra. Pomeriggio andrò in un posto a me caro, ma porterò solo 5 di voi. Chiali. Ma già erano 3, ora sono 5. Melania, Gaia, Teresa, perché lei è venuta l'altro giorno. Un attimino, vediamo se... Vabbè. Questa è una sorpresa ed è casa mia in Sardegna. Ah, però c'è da di tutto su di lui, però è la macchietta dell'edizione. Non ci fosse lui... Ma adesso fate attenzione, perché rientro nel villaggio dei fidanzati, calata la sera. Pressione insieme ai suoi compagni di viaggio. Vabbè. Se quella è veramente la casa di Tony, e ci credo che nessuno lo lascia. Siamo quasi alla fine di questo nostro percorso. Non manca tanto. Questo percorso mi ha aiutato tantissimo. Per capire tantissime cose.
Ho capito che voglio continuare a vivere così, includendo le mie ragazze. Ho fatto i miei sbagli. E mi devo impegnare a non farmi più. Non devo più sbagliare io. Apprezzo. E penso che non voglio perdere. Ma no, Jenny ti deve mollare, mi dispiace. Oggi pure. Piscina, proprio sai quando tu hai quel pensiero dopo? Che mi avrebbe fatto tantissimo piacere averla vicino. Sì, insieme alle altre cinque. Vivere così, con questa leggerezza, insieme a lei. Tu diglielo, magari lo capirà. No, non lo capisce. Siete due mentalità diverse, amò. Nel villaggio delle fidanzate, Jenny sta per essere chiamata nel pennetto. Ma prima passa a trovarla una sua cara amica. Chi è? Benvenghina. Gemma Calgari. Ah, la formica, mamma! È vero che lei è impazzita che parla con le formiche adesso. Non male, devi farci la strada, ma in realtà vuoi farti scendere, scemina. Ti importa questo al tuo villaggio? Ma può, vai nel pennetto, vai che c'hai altri video per te. Su, muovi che voglio proprio vedere che c'hai ora da fare. Che c'ha da dire? Sì, ti sei divertito, ma non hai creato un legame da dire stava per andare con una. Ma io faccio così sempre. Ah, quello sì, è vero. Io sono però sempre così, quando noi facciamo le feste in basso, in villa, ci sono. Scusate. No, no, semmai creo amicizie. Perché amicizie sono? Amicizie, rispetto. Rispetto. Ma non. Ma rispetto per tutti, ma per la tua fidanzata mai. Paragoni. Io le idee ce l'ho sempre avute chiare, fra. Purtroppo il mio problema è che purtroppo l'ho manipolata da sempre. Ultimo giorno. Che ridere che ne fa? L'ho portata sempre. Ma il bello è che, cioè, che se ne casa, capito? Boh, invece di vergognarsi. Te lo vuoi tenere? Perché prima mi stava bene così. Affrontare nomi con voi. Mi è servito tanto. A che cosa? Devo dire, a includerti nei suoi festini, a esternare i miei sentimenti, quello che penso, non sono abituato a farlo. Quindi... però ho capito tante cose. Io vivo in maniera leggera, voi vedete che affronto tutto in maniera. Amo, però c'è una certa età, non c'è più 16 anni. Però non ti nascondo che non c'è stato un momento che io non abbia pensato di là. Sì, sì. Non c'è stato un momento che non mi è mancato. Ma casualmente ora tutti che si avvicinano alla fine penso di là, penso sempre di là. Ma che dice? Ma è cretino, ma se gliel'ho sempre chiesto. Questo è coglione. Brava Jenny, brava. Te mi darai soddisfazioni. Io non l'accetto, che se ne frega. Devo accettare questo mio modo di essere. Non posso snaturare la mia persona. Che modo hai? Che ti piacciono tutte? Brava. Mi devo impegnare a non farlo più. Non devo più sbagliare io. No, ma non me ne fotti un cazzo. Devo lasciare più libera e si viva la sua vita come vuole, i suoi 26 anni come vuole. Sì, sì, certo, come no, come dici sempre, poi non lo fai mai. Ecco, brava, non ci cascare. Ma mi faccio solo del male. È stata l'unica a arrivare al cuore che non ho mai fatto avvicinare nessuno. Certo, tutte le spalle e basta. Oh! Se non è lei, sei l'unica nel suo cuore, ma non nel suo letto, l'ha detto. Nessuno. Teniti le tue amiche di... E penso che non voglio perderla. Sì, sì, certo. Ci pensavi prima? No, brava! Tutto. Madonna, tutto. Brava Jenny! Queen. Alla fine che concludo. Queen. Non faccio un cazzo. No. Sono ancora più chiare le idee di quelle che avevo qualche giorno fa. Casualmente, perché alla qualche fine... Qualche giorno fa mi ero preparato a qualunque cosa. Oggi invece mi sono preparato... A cosa? Essere lasciato? Tornare con lei a tutti i costi. E che ha fatto a portare le dive fuori? Che ha fatto? Brava, Jenny. C'è questa leggerezza? Jenny, non c'è casca. In questo modo. È stata colpa mia se non l'ha accettato, secondo me. E infatti della tiena era la colpa. Brava. Lei vedeva cose strane e mi rimproverava in cambio di mostrargli che si sbagliava. La escludevo, capito? Era questo. No, ok. E questo è colpa mia. Ho sbagliato tutto io, sin dall'inizio. Ah! Che cazzo dice? Che ha sbagliato? Si sta prendendo la responsabilità, Jenny. Almeno questo dagliene atto. Vedevi nei bagni con quella? Che facevi? Niente? Era uno scherzo?
Mia parola, che ci vuoi stare? Mi sono perso qualcosa. In quale bagno? Amo, sta tentando di sapersi abbindolare da queste paroline. Brava! Ma non assolutamente. Brava. L'ho tenuta in una teca, adesso non ce la tengo più. Ma sempre le dice queste cose, eh? Però poi mai e poi mai attua le cose che dice. Non ci cascare, brava. Ma stai scherzando? Ti meriti molto di meglio, brava. Libertà, sì, e poi... Ma non esiste ancora fare vedere il su Chamonix. Comunque è allucinante, appena si è reso conto che sta finendo l'esperienza. Ma chi se ne... Martina comunque ha studiato. La solita faccia, la faccia di sempre, la quello pentito, sbagliato, di qua. Brave. Sto togliendo degli anni, 25 anni, raga, non lo credo. Sono da qua, mi ha confermato che alle spalle mie aveva la doppia vita. Fine, ho finito. Apprezzo il fatto che abbia ammesso il suo errore. Comunque l'ha ammesso. Ok, quello sì. Ok, io lo apprezzo questo. Però alla base, amore, io non mi fido. Brava, no, non lo fare. Ogni qualvolta io gli do fiducia, questa fiducia viene purtroppo annientata dalle sue azioni. Ecco perché alla fine del percorso ti dico, forse sarei meglio anche sola. Certo. Non forse, ma 100%. Amo, vieni a Milano, si fa shopping. Pagatoni. Morirei. Io mi sento un po' strano nel magari non valutare i 5 anni passati insieme. Perché sono 5 anni che lotto per te. E esatto. Devi venire qua alla fine del percorso a dire queste cose. Perché non le dicevi prima? Brava. Mamma Jenny, il tufalò, io quanto ti amerò. E i due fidanzati nei rispettivi villaggi si lasciano andare alle ultime riflessioni prima di incontrarsi davanti al fuoco del falò. Mamma raga, abbiamo il falò che ho aspettato di più in tutta l'edizione adesso, sono Jenny e Tony. Io muoio, se Tony la riprende, no. Guarda, altro che piango. Mamma, non vedo l'ora, Perso la parola. Amore, secondo me appena arrivi lì saprai quello che devi dire. E dai Jenny, devi essere forte. Mi raccomando. Non ti fare manipolare come sempre fatto. Brava Siria. Perché hai capito tanto qua dentro, hai capito chi è Jenny. Esatto, hai fatto un percorso fantastico, perfetto. E si può concludere solo col tuo svolazzo. Vai, svolazza libera. Libera senza Tony il bruco. Comunque, come sempre, ormai lo sapete, ci vediamo dopo il falò anche di loro e ovviamente quando sarà pronto qua sotto l'info box. Raga, allora, io avevo questa per Jenny, ok? Gliel'avevo data, a metà falò me la sono ripresa, poi gliel'ho ridonata, ma alla fine gliel'ho ripresa perché non è possibile. Ma com'è possibile? Che falò invecchiato malissimo in 20 minuti? È passata dalle stelle alle stalle. Comunque, vabbè, raga, vi spoilero, sono usciti insieme. Fatto sta, io spero per lei che non se ne penta, ma secondo me se ne pentirà sicuramente e lì affari sua. Oh. Ognuno ha quel che vuole, quel che merita. Aveva fatto un mega percorso lei. Mi era piaciuta, inizialmente dormiva ritta, poi piano piano si è svegliata da bruco, è diventata farfalla, sembrava chissà cosa, dovesse mangiar mondo. Anche io vorrei. Sono bastate due parole. Filippo, STRONZO, che era per Tony palese. Ci ha messo il suo zampino e la corona me la piglio io, raga, perché non è possibile. Io non sono contento. Magari buon per loro, ma io non sono contento. Lei si merita di più. Era la mia queen, adesso la queen di Temptation Island sono io, anche perché ho fatto 800 video. Sull'ultima coppia che sta per arrivare alla fine del viaggio dei sentimenti. Quella formata da Siria e Matteo. Oh via, speriamo Siria almeno in loro, raga, perché Siria e Matteo, ultima coppia, vediamo che fanno. Ora tanto il tentatore Simone se n'è andato con quell'altra, quindi Siria è rimasta sola. Gli faranno vedere video finalmente di Matteo? Oppure no? Siria e Matteo si sta avvicinando il falò di confronto finale, dove si ritroveranno faccia a faccia per decidere il destino della loro storia d'amore. Sati, arriva per Matteo una chiamata nel pinnetto. Oh vai. Ad attenderlo. Delle immagini della sua fidanzata Siria come non l'aveva mai vista prima. Oddio, che ha fatto? Con chi va? No, fermi, Siria! Sera. Ciao. Ah, ma è quello che balla. Si è già visto ieri, no? Mi raccomando.
super sensuale. Sì. Ma scusate, ma Lando l'ha imparato il tango? Se con lui non è andata mai a ballare questa cosa. Non lo dovevamo neppure noi. Ah, ma c'è portatissima. Che sexy. Anzi, sensuale. Brava. Brava, brava, brava. Brava Siria. Ah, vi posso dire? L'unica coppia che vorrei che uscisse insieme. Cioè, uscisse, sì. E non separati. Siria e Matteo. Loro, spererai tanto. Brava Siria. Andate bene? Sei stata brava? Certo che sei stata brava, ci mancherebbe. Molto, ca. E non ci delude perché già c'è stata Jenny, la delusione totale. Guarda di farla brava. Bellissima, coraggiosissima, sensualissima, nulla da dire, te lo giuro. Buon amore, prenditelo. Vuoi ballare? Devi farlo. Che poverice, che c'è? Sto pensando che non avete emozioni così forti. Cioè, ti rendi conto? Guarda, non farò l'errore che ha fatto mamma, perché tua mamma ha abbandonato anche lei. È vero? Al ballo, dice? Non ho capito. Brava! 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 Devo capire adesso... Io vorrei ricevere i pendenti suoi. Che non farà l'errore che ha fatto mamma, che ha abbandonato anche lei. Questo riceve i pendenti belli. La mamma ballava? Sì. Ah, mamma allora ballava. È quello. A lei gli piace il tango. E perché non ce l'ha mai portata invece di giocare alla PlayStation, scemone? Parla di tango. Sono giù, c'ho ancora 3.000, io non mi aspettavo. Ma di cosa parlate? Cioè, ma questi sono delle coppie che stanno insieme da anni, ma di cosa parlano che non sanno nemmeno le loro passioni tra di loro? Tacco, proprio tacco. Ma io mi sento impacciato, mi dopo può sciogliere. Li vedremo alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Io adorerei, Ami. Vabbè, dai, comunque lui mi piace, ok? A parte il fatto della PlayStation, che... ok. Io però mi sembra che il percorso che ha fatto a Temptation Island sia uno dei più belli. Con quel vestito e non sapevo che lei sapesse ballare così. Vediamo. Spostiamoci nel villaggio delle fidanzate. Ok. Dove anche per Siria arriva una chiamata nel pilletto. Oh, finalmente! Il primo video che vede Siria in tutto i 20 giorni. Oh mamma! Gli faranno vedere il video, sicuro. A questo pensiero di sentirsi libera. Per lei è difficile tipo lasciarmi, capito? Cioè, no, ma sono stronzi, dai, cosa gli fanno vedere? Che mi sento ora uomo. Prima no. Ah. Però ho sempre questa paura che sia troppo tardi. Magari ho trascurato troppo. Comunque... Zitti, eh. Come vada, ricominceremo da zero. Ricominceremo con una nuova relazione. Non che continuiamo i nostri anni. Si ripartirà proprio da zero. Dai, amore. Che carino. Amore, bravo, finalmente gli hanno fatto vedere una cosa carina. Io ho già il mio... la mia retta via. Oh no. Sì, finalmente. Brava, vedete, Siri aveva bisogno di questa cosa. Non posso dare quello che non gli ho mai dato. È la retta questa. Brava! Tutto quello che lei voleva fare io mi sento già... Cioè, bravo lui, scusate, non capisco più un cazzo. Ciao, sei bella, amore. Ti rincuora? Finalmente. Quello che è un video bellissimo, amore. Sì. Capisci? È il video più bello che abbiamo... Infatti, finalmente. Sei più innamorata forse qui dentro. Oh. Dai, che c'è una speranza. Mi sta servendo qualcosa a lui allora? Eh sì, sì, perché te non lo sai, non l'hai visto. Io non sono pazza. Non sei pazza. Ascoltasse quello che gli chiedevi, no? Brava amore, hai visto? Si ha capito. Non può fare, non è che può prenderla, esatto, e amore, girare. Non ha tradito, non ha trattato con nessuna. Che...
lui ha proprio dato le risposte che le ha date, se le deve dare lei. Ha dato le risposte. Esatto. Volevi, esatto. Glielo hanno fatto vedere alla fine, però gli ha dato le risposte che lei voleva, è vero. Perché loro sono entrati per questo. Devi capire tu ora. Devi capire. Sei felice un po'? Che ora devo concentrarmi un attimo su un'altra cosa. Su di te. Sì. Questa si era già vista Ibiza con Boni. Ce la vedo. No, no. Mi sta avvenendo il dubbio che ha sempre avuto. E non so se vuole lui. Sapevo. Amore, quanto ti capisco. Però lei non sa se vuole questo o se vuole proprio vivere solo i suoi 22 anni. Quello è un problema. Amore, non ti senti sbagliata, veramente. Madonna. Avevo anche paura di ricevere una cosa del genere. Ecco. Ti sei lamentata finora che non c'avevi neanche un video. Siria e Matteo stanno vivendo con grande emozione l'avvicinarsi del confronto finale. Oramai manca davvero pochissimo al momento in cui si ritroveranno l'uno davanti all'altra di fronte al fuoco. Raga, allora, io spero di tornare da voi contento e non deluso ennesimamente, perché tanto poi finisce dopo questo falò e facciamo le nostre congetture finali, i nostri pensieri finali di questa edizione. Fatto sta, spero in Matteo veramente, perché... Non lo so, però di ma lei, non lo so, non lo so, non so più niente ormai. Questa edizione è stata un turbinio di robe, non si capisce nulla. Ci vuole diverso, però guardiamoci sto falò e speriamo meglio. Ma ce la posso fare? Ce la posso fare? Sì, Matteo, se sì che ce la puoi fare, è lei che bisogna vedere. Se veramente la ami, lo puoi fare. Ciao. Allora... si può ridursi in questo modo. E così falò di Siria e Matteo mi è piaciuto tantissimo, moltissimo, il più bello di tutti, di tutti. La corona ho deciso di darla a Matteo, edizione best per questa, per questa stagione, per questa, oddio, non ho fatto più niente, raga. Matteo si merita la corona di Temptation Island, quella che era di Francesca l'anno scorso. Quest'anno va a un maschio, Matteo. Mi è piaciuto tantissimo, bravissimo. Io ridicolo, perché non si può ridursi in questo modo con un programma televisivo. Però è così. Viva l'amore, viva chi lo fa, viva chi lo dà. Sono veramente, veramente contento. Ora, c'è la pubblicità. Quindi penso sia finito e ci saranno i saluti finali di Filippo. Vediamo cosa ci dirà e poi ci salutiamo. Temptation Island di Siria e Matteo non è stato sicuramente facile, ma li ha portati ad esplorare a fondo i loro sentimenti, mettendo la sua felicità, bravi, e quella della fidanzata come priorità assoluta. Bravi. E Siria ha acquisito maggiori consapevolezze di sé e di ciò che vuole. E tornano così a casa insieme, più uniti. Bravi, 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 bravi. Ed eccoci arrivati alla conclusione di questa edizione di Temptation Island. Ah, io non sono pronto. Non sono pronto per dargli l'arrivederci. Che si fa fino a settembre, raga? No, ormai mi ero abituato. Confidando sulla mappa dei propri sentimenti. No, aiuto, no. Love you. Non avevo i prosciutti. Però è stata un'edizione super, raga. È stata bellissima, bellissima. La lontananza dalla persona amata cambia i riferimenti, annulla le abitudini e la mappa dei sentimenti. Che dire, raga? Sì, ma non ci credo. E fammelo brivo. Alessia Queen, bravissima. Alessia, ti diamo un bel 8. 8. Lino 2, è anche troppo. Poi che è? Ok, Alex e Vittoria 5 meno perché sono fake. Ok, e lì lo sappiamo. Gli do 5 meno solo perché così io vi avevo dato lo scoop del tentatore. Poi chi c'è? Luca e Gaia 1,
1, raga. Perché no, no, Gaia, delusione totale, Iari, che delusione che ci hai dato. Siria e Matteo 10 più. Grazie a Matteo soprattutto. E poi chi c'era? Raul e Martina. Martina, a te ti do 5. A Raul gli diamo un 7 meno. Manca qualcuno? Jenny e Tony. Tony 3,5 per la simpatia. Jenny, ragazzi, fino a mezz'ora fa era un 9. Ora, poverina. Vabbè, diamogli 7,5 comunque perché un po' amparato. Però, vabbè, queste sono le mie spagelle. È arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Io, come ogni anno, voglio ringraziare voi e tutte le persone che... Amore, ma noi ringraziamo te, Filippo! Grazie, grazie a tutti voi che avete lavorato a questa fantastica edizione, tra le altre cose. Anche il musicista, quello che usa, che mette la musica. Meno dolorosi del solito, perché... Come saprete, torneremo in onda a settembre. Quindi, ufficiale, un ufficiale, di gratitudine. È ufficiale. Dovremmo stare solo un mese, agosto, non si fa nulla e poi si torna a settembre. Che bello. Dimenticavo, il viaggio nei sentimenti sta per tornare. Grazie Filippo, ciao. Mi mancherai. Allora, raghi, è ufficialmente finita questa edizione di Temptation Island, ma appunto tra un mese ce ne sarà un'altra che ci ruberà i cuori come questa. Oddio, per superare questa ce ne vuole, perché è stata super top. Vi dico, noi con Temptation Island non la finiamo con oggi, perché oltre al video questo qua che state vedendo, oltre a tutti i falò di confronto che vi sto mettendo a mano, ci sarà domani un video conclusivo in cui reagiremo al mese dopo. Ok, perché abbiamo fatto solo Christian all'inizio, come si chiama, e l'altra Ludovica, e poi ora tutte queste lo farò domani insieme a voi, quindi niente spoiler, non voglio sapere perché non sto guardando niente, però io, che dire, arrivati a questo punto vi ringrazio, vi aspetto anche domani, vi aspetto in tutti i video falò di confronto, mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta questa edizione di Temptation Island, i commenti sono sempre aperti, io vi ringrazio per tutta la compagnia, tutto l'affetto, mai come quest'anno rispetto a qualche anno fa. Questi video di Temptation Island vi sono piaciuti tantissimo e io sono super super contento di questo, e quindi per tutti gli amanti di questo reality ci vediamo a settembre, per tutti gli altri che mi vogliono bene un pochino pochinetto anche al di fuori di questi video ci vediamo nei giorni seguenti, ovviamente con nuovi video. Ciao! Ah, iscrivetevi perché se no a settembre non trovate video.